Questo è il quadro e di Carlo Gentili. La pace ferita. La colomba ferita insegue la pace, striscia tra cancelli chiusi, tra mura sprecciate, tra fili spinati e lame appuntite. Si insinua tra mille colori etnici rigiosamente arroccati e rinchiusi in orizzonti miseri. La colomba ferita insegue una pace per tutti. Giuliana Antenucci, direttrice dei corsi di recitazione del Teatro Marrucino. Oggi qui nella Pinacoteca Barbella i ragazzi hanno letto le poesie degli artisti con grande disinvoltura, anche ragazzi molto piccoli ma già molto molto bravi. Ci spieghi un po' il percorso che svolgono? Allora, sono sia i bambini del corso Favolando, poi ci sono i ragazzi del corso Innamoramento al Teatro e gli adulti Teatro che Passione, perché i corsi di recitazione del Teatro Marrucino sono appunto sviluppati nelle diverse età. E in questa manifestazione sono stati coinvolti tutti gli allievi, dai bambini più piccoli, quindi abbiamo avuto il piacere anche di assistere al debutto di alcuni ragazzi. E invece ci sono stati anche altri allievi che hanno recitato in diverse commedie, diverse opere che abbiamo fatto anche al Teatro Marrucino. Qualcuno di loro frequenta da oltre 8 anni i miei corsi di recitazione. E i corsi di recitazione del Teatro Marrucino si basano sulla metodologia di Orazio Costa, il mio maestro, e quindi riesco con questa metodologia del metodo mimico a trasmettere tutto l'amore e la passione che io ho per quest'arte del teatro. Il mio cuore è in tumulto, cavalca l'impeto della mia inquietudine e mi spinge e mi sconquassa tra i flutti spumeggianti di un mare impazzito. L'orizzonte è perduto nel cielo che abbaglia con chiarori d'inganno che le nubi fendono. E l'enorme goccia accendono in un'illusione di carmini bagliori, riflessi non voluti, ma calda è la tua voce e potenti i tuoi occhi a carpire il sommesso tintinnio che da un pozzo distratto una stella vi spiglia. Amicizia, meta della mia anima, riparo delle mie paure, speranza del mio cuore, sai ascoltare senza giudicare, dai conforto alle mie lacrime, gioisci delle mie gioie. Ricordiamo i ragazzi, appunto, li abbiamo visti anche molto sicuri nel gestire le emozioni, il maestro Orazio Costa Giovangiglia, tanti allievi qui in Abruzzo, tu sei una delle allieve più note, lavori anche come regista, funziona questo metodo allora? Moltissimo, perché lavora moltissimo sulla corporeità e quindi di conseguenza si lavora sulla mimica e i ragazzi prendono sicurezza proprio da questi esercizi mimici, da questa immedesimazione negli elementi della natura che poi riescono a riportare molto bene in poesia. Ovviamente l'abbinamento con la pittura li ha aiutati anche a lavorare sul colore, sulle emozioni fondamentali. Certo, è stato molto importante mettere i ragazzi e gli allievi davanti ai quadri e proprio per una questione proprio di sensibilità ho fatto scegliere a loro il quadro e la poesia in maniera tale da andare proprio a prendere anche di più le emozioni che loro percepivano dai colori, dai quadri, da quello che l'artista ha voluto dire. Sotto il sole caldo va senza sosta, avanti e indietro, fino al limite del campo. I muscoli si tendono, si gonfiano, l'ubbidienza è innata al padrone, la zolla secca e polverosa si arrotola e cade sotto la lama, girando su se stessa. Ma al passare del santo, in processione,
Il bue non risponde all'incitare del frustino. L'umile si prostra in ginocchio e il santo onora. E chi non lo sa è la... E tutto tace. Il vento ulula nella notte che fa tremare il mio cuore, che piange nel buio che mi circonda. Oh, che tristezza la notte! Tu rivivi in me, ma sei lontana. Il vento dice qualcosa di te che io non riesco a capire. Il vento, che bello quando eri con me. Il vento, che tristezza ora che non ci sei. Il buio, il vento, gli esseri della natura che fanno tremare il mio cuore che palpita per te, anima mia. Angela Rossi, docente e anche una delle organizzatrici di questo evento alla Pinacoteca Barbella, Ut Pictura Poesis, spieghiamo questo movimento con tutte le sue iniziative. Questo movimento si rifà a una frase di Orazio, come in pittura così in poesia, e oggi abbiamo cercato di spiegare alla città di Chieti che cos'è questo movimento artistico che unisce appunto due discipline eccellenti, l'arte, la pittura e la poesia. Orazio nell'Ars Poetica ha cercato nel suo trattato, ispirandosi alla poetica di Aristotele, ha cercato anche di dare una sua idea di quella che doveva essere la poesia, un'unione di verosimile, ma nello stesso tempo di ordine, che il pittore deve, il poeta nello stesso tempo devono unire l'ingenium ma anche la capacità e la propria profondità, il proprio animus. Io sono qui a titolo di docente, ma anche come coinvolta dal professor Pasqualone, anche come rappresentante del movimento Le Donne dell'Angelo, di cui curo la direzione scientifica, altro movimento che unisce arte e spiritualità. E cerchiamo in tutti i modi di diffondere l'amore per la cultura, e in questo caso per l'arte, per la poesia, e abbiamo coinvolto anche il teatro, perché pensiamo che in questo periodo abbiamo molto bisogno di coltivare tutto ciò che ci rende più nobili e più artisti, tra virgolette, perché forse in ognuno di noi si nasconde un poeta, un artista, un pittore. Legami infiniti, intrecci di mani, abbracci divini, doni illimitati, gesti di amore e di benevolenza, ritorni continui, ispirazioni sublimi, contatti pazienti, voci silenziose, vicinanze costanti, speranze inesauribili. Ecco il mio angelo della pace. Respiro piano, mi fermo ad ascoltare i rumori di questo giorno al tramonto. Stringo la tua mano, salta nelle mie. Mi incatena la tua forza per liberarmi dalla mia inquietudine. Guardo al di sopra della tua spalla, mi affaccio al mondo, sospeso sull'acqua. Mi accorgo che solo così mi appare come un'isola di serenità. Michele Nuzzo, presidente dell'Associazione Pittura e Poesia di Roseto degli Abruzzi, lei è intervenuto oggi in questa tappa di Ut Pictura Poesis e ha parlato dell'importanza del bello, dell'arte, di anche educare i giovani a questi valori. Credo che sia un fatto fondamentale per il nostro Paese e che ci si debba impegnare sempre di più su questo fronte, perché i giovani sono la nostra speranza e la cultura è
una linfa vitale per il nostro paese, anche sotto il profilo economico, perché non vale più il vecchio detto Carmina non dant panem. Noi siamo un paese che con il patrimonio culturale che abbiamo potremmo vivere tranquillamente, se non esclusivamente, di cultura, ma sarebbe di grande aiuto certamente se fosse amministrata in termini diversi, con soprattutto idee innovative diverse e con puntualità sempre maggiori, cosa che oggi purtroppo in qualche caso non avviene. Oggi abbiamo visto la Pinacoteca Barbella, una location, un centro di cultura incredibile con l'opera del maestro Barbella, con un quadro di De Chirico, e talvolta, diceva il professor Pasqualone, c'è il paradosso che spesso anche gli stessi cittadini non conoscano questa realtà. Certamente, purtroppo duole dirlo, è così, stasera l'ho potuto constatare di persona, ho chiesto proprio qui vicino al Teatro Marrucino il museo Barbella e non la passante alla quale mi ero rivolto non me l'ha saputo dire, quindi è una cosa dolorosa questa, ma dà l'esatta dimensione dello stato in cui viviamo e quindi diventa sempre più fondamentale aggrapparci alle giovani generazioni. È per questo che la manifestazione di oggi è stata veramente molto bella, in alcuni momenti commovente. Questi ragazzi, queste ragazze, crescendo in questo ambiente, sicuramente miglioreranno la società. Attraversa la strada, incredibilmente bello, con il suo cappello e con il suo cappotto cammello. Dean Martin. Fascino, bellezza, solo a guardarlo intimidisce. Come si fa ad essere così bello? Oh, the king of cool, con la sua canzone simbolo, That's Amore, simpaticamente contagioso, inondato di luce, luce italiana, richiamo d'Abruzzo, terra del verde d'Europa, dove la tradizione ti sorprende ogni giorno. Percorsi di storia che sfociano sul mare. Sì, l'Adriatico, culla delle sue origini umili ma forti, come le sue onde, sullo sfondo di un'America avida di spettacolo. Sì, teatro, cinema, voglia di vivere dopo le rovine del conflitto. Risate, battute, forse gentile, senza mai rendertene conto. Che autentica star, che maschio latino, seduttore, disinvolto, scanzonato, capace di dar vita a personaggi fatui. Giovanotto del varietà e ancora, ancora sì. Sorridi ancora, con i tuoi denti abbaglianti. La tua eleganza un po' cafona ma spontanea, spontanea e sensuale dell'America di brillantina e paillette, che ti ha reso magnetico, perfetto, con quella sigaretta immobilizzata per disegnare anelli di fumo che annebbiano lo sguardo, dove traspare una latente malinconia, senza permetterti però di piangere. Sì, sì, si può restare in attesa per te, Dean.